Nello Musumeci, governatore della Sicilia, ha detto che intende chiudere tutti gli hotspot della Sicilia, gli hotspot, cioè i centri di accoglienza della Sicilia. C'è sempre che ci sia uno scontro col Viminale, cioè con Roma, il governo centrale, perché il governo centrale non è d'accordo su questo, non sarebbe d'accordo su questa iniziativa del governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Allora, ripeto, a me non sembra però che qua la questione la si debba inquadrare come uno scontro politico. Centrodestra contro centrosinistra, centrosinistra contro centrodestra. Io la questione la vedo in maniera diversa, e cioè tutti i migranti che vengono dall'Africa o dal Medio Oriente o dall'Estremo Oriente, quelli che si rivolgono verso il Mediterraneo e sbarcano in Turchia, in Grecia, per quanto concerne l'Italia, sbarcano quasi tutti in Sicilia. E una volta che questi migranti sono sbarcati in Sicilia, è chiaro che non possono restare tutti in Sicilia. Dovrebbero essere ripartiti proporzionalmente tra tutte le regioni italiane. È chiaro, se tutti i migranti che sbarcano in Sicilia venissero poi ripartiti tra tutte le regioni italiane, credo che Nello Musumeci o qualsiasi altro governatore non avrebbero nulla da dire. Analogamente si dice che tutti i migranti che arrivano in Grecia, arrivano in Italia, arrivano in Spagna, poi dovrebbero essere ripartiti tra tutti gli stati europei. Bene. Fatta questa premessa, ci si deve chiedere, ma perché? Perché arrivano i migranti dall'Africa, dal Medio Oriente e anche dal lontano Oriente? Perché arrivano i migranti in Europa? Beh, da che mondo è mondo? Cioè, da quando c'è il patriarcato? Da quando c'è il patriarcato? Io ne ho parlato qua della questione, passaggio dal matriarcato al patriarcato. Il patriarcato si caratterizza per la proprietà privata. In matriarcato non c'era la proprietà privata, in patriarcato abbiamo la proprietà privata. Quindi, da che mondo è mondo? Cioè, da quando c'è il patriarcato? E avviene che i popoli poveri si spostano verso i popoli ricchi. E nessuno si sposta dove c'è la povertà, tutti cercano di spostarsi dove c'è la ricchezza. E noi in Italia e in Europa siamo ricchi, ma siamo ricchi in relazione a chi? Siamo ricchi in relazione agli africani, in relazione a tanti che vivono in Medio Oriente o a tanti che vivono nel Bangladesh e via di seguito. E noi siamo ricchi, i popoli poveri si spostano verso i popoli ricchi. Per esempio, noi ci fu un tempo, 70-80 anni fa, che noi italiani andavamo a fare i minatori nelle miniere del Belgio, a Marcinelle. Noi andavamo a lavorare a Marcinelle perché nel Belgio, erano più ricchi di noi italiani, erano più ricchi. Quindi i popoli poveri si spostano dove ci sono i popoli ricchi. Non è mai avvenuto il contrario, che i popoli si spostano verso la povertà. I popoli si spostano verso la ricchezza, verso il benessere, e noi in Italia e in Europa di benessere ce l'abbiamo più che in Africa o in Medio Oriente, chiaro? Allora, io ricordo che sino a 50 anni fa, non c'era neanche un migrante africano in Italia. Io non ricordo di aver mai visto dei neri in Italia. Mai. E ci si chiede perché, per quale motivo adesso i neri vengono in Italia e in Europa. Beh, qualche nero c'è sempre stato, ma io parlo di migrazioni come quelle attuali, ce ne sono tanti di neri adesso, sia in Italia che in Europa. E
ai miei tempi non se ne vedeva neanche uno per strada. Adesso ce ne sono in continuazione. Dobbiamo chiederci perché ci sono, perché ci sono tutti questi neri, questi africani, questi uomini del Bangladesh, dello Sri Lanka, quelli col turbante, quelli che vanno a mangiare il latte nelle stalle della Valle Padana. Perché noi abbiamo avuto il boom economico. Quando abbiamo avuto il boom economico, ci siamo tirati indietro dai lavori manuali. Parlo di 50 anni fa, ci siamo tirati indietro dai lavori manuali, quelli che sporcano le mani, quelli che sporcano le mani. Quindi si sono creati dei vuoti nelle campagne, anche in tante officine, nelle campagne, nelle stalle. Per cui altrove si sono accorti che c'erano questi vuoti da riempire, per questo che sono venuti qua. Questa è la riflessione da fare. Se noi ci siamo tirati indietro dai lavori manuali perché, essendosi alzato il nostro livello economico, noi possiamo vivere senza fare dei lavori manuali, i lavori nelle stalle, a raccogliere pomodori, arance, olive, e anche a fare le badanti, perché in Italia abbiamo più di 1 milione di badanti straniere, della Bielorussia, della Romania, dell'Ucraina, anche della Russia. E dobbiamo fare mia colpa, mia massima colpa. Non si può avere l'uovo e la gallina. Non si può avere il benessere economico. Il benessere economico, tirarsi indietro dai lavori manuali, puoi pretendere che non ci siano immigranti. Gli immigranti ci sono per forza, perché i migranti, nella loro maggioranza, sono dei poveracci, come erano poveracci gli italiani che andavano a lavorare nelle miniere del Belgio, a Marcinelle. Così i migranti, nella loro maggioranza, sono dei poveracci e cercano un po' di benessere. Tutto qua, non fare mia colpa, la mia massima colpa. Per cui, concludendo, per capire la situazione, non rimane che leggere questa opera storico-mitologica, capito? Va bene? Sempre ricordando che a questo mondo non si può avere l'uovo e la gallina, capito? E cioè non è che ci possiamo tirare indietro dai lavori manuali. Chi è che li fa i lavori manuali? Chi è che va a raccogliere le arance, le olive, i pomodori? Chi è che va a mungere il latte nelle stalle? Chi è che fa le badanti? Lo sapete chi c'è? 1 milione di badanti stranieri ci sono in Italia, noi siamo 60 milioni e vuol dire che ogni 60 persone c'è una badante straniera, ogni 60 persone, ogni 60 cittadini italiani, compresi i neonati, c'è una badante straniera e dobbiamo rifletterci sulla situazione. E la cosa migliore per capire le cose è leggere quest'opera storico-mitologica. Per cui, cari amici, a tutti tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.